Buongiorno. Allora, stamattina mi tocca pulire il tappeto. La cosa che odio di più è pulire il tappeto. Fortunatamente lo pulisco col folletto, quindi va bene. No, è indolore. È indolore. E poi mi sono messa questa tutina qua, che è quella che vi ho fatto vedere che ho preso da New Diva. Di quelle scamosciate, mi piace tantissimo, solo che è leggermente corta. Io, non essendo abituata con le cose con le felpe corte, sto sempre a ritirare giù. Vabbè, comunque, questa va bene. Niente, i bambini sono già a scuola perché li ho portati in questo esatto momento. Samuele sta portando i cani a fare una passeggiata. Io ne approfitto, così almeno faccio subito questo lavoro. E poi niente, sistemo un attimo casa. E volevo andare a fare la spesa oggi pomeriggio. Approfittavo che Aurora era a karate, però ho visto che come si chiamano? Le offerte di Eurospin iniziano domani, quindi a questo punto ci vado domani quando Alessandro ha calcetto. E niente. Ah, domani c'hanno pure il vaccino della varicella. Ottimo, quindi non so neanche se Alessandro andrà a calcetto. Benissimo, al massimo ci vado quando torno dal vaccino, ce l'hanno alle 2, quindi va bene, comincio, mi attivo in questa giornata perché se no non combino niente. Allora, mamma mia, sono finita, ma guarda che capelli, li devo lavare, cioè non c'hanno un verso, mi sa che dopo li vado a lavare. Ho pulito non solo il tappeto, ho pulito tutta casa stamani. Ho anche stampato il testo della canzone che Aurora deve preparare per sabato. E stavo al computer perché sto cercando di portarmi avanti un po' qualcosa per sta comunione, se no mi riduco all'ultimo e non mi viene fuori tutto male. Invece voglio che sia come vuole Aurora, quindi diciamo che per il ristorante lei vuole andare in un ristorante dove siamo stati per un matrimonio, un ristorante dove si è sposata mia cugina praticamente, e lei vuole andare a farlo in quel ristorante perché c'è tutta quanta una parte verde esterna. E mi è venuta un'idea stamattina di farle una sorpresa. Devo però prima sentire se questa cosa è possibile, perché ovviamente, ragazzi, cioè noi siamo a novembre e io sto progettando per il 1° di maggio e non so neanche la situazione Covid come sarà, se sarà possibile, se ci sarà un numero, diciamo, preciso di persone che possono esserci. Ad esempio, noi già sappiamo che in chiesa più di 5 persone al di fuori dei genitori, più di 5 persone a bambino non possono entrare in chiesa. Quindi anche questo dovremo valutare un attimino bene, se far venire direttamente al pranzo, se far venire in chiesa solamente quelle 2-3 persone. Però non mi piace dove di a una persona no, non venire perché non, cioè, devo scegliere. È una cosa che proprio mi manda in confusione e in paranoia, però vabbè, lo dobbiamo fare, così è. E dovrei stirare. Sì, perché c'ho una montagna di come si chiamano? Aiutatemi. Di camicie di Samuele da dover stirare. Ma c'ho voglia, cioè a me stirare prima mi piaceva tantissimo, adesso non mi sta a piacere più. Probabilmente perché non c'ho più tutta la. Perché penso che devo fare altre cose e quindi non c'ho la pazienza di mettermi lì a stirare, però lo devo fare. Diciamo che è anche presto perché sto alle 10 di mattina, quindi ho tutto il tempo necessario per poterlo fare. Adesso guardo un attimo queste due cose, mi sono pure fatta male. Guardo un attimo queste cose per questa comunione, un secondino, e poi che poi che guardo, cioè ho già guardato in realtà. Niente, e quindi mi tocca andare a stirare, ragazzi. Ma ci sono delle cose che voi non fareste mai dentro casa. Cioè io è assolutamente primo tra tutti lo spolverare.
lavare il bagno mi piace, lavare per terra mi piace, però spolverare, ragazzi, cioè, per me è una cosa proprio che non concepisco. Poi sto guardando che tutto sto casino che voi vedete non è tanto bello, però ragazzi, io non so più dove mettere la roba. Devo cambiare l'armadio perché il nostro armadio è quello a tre cantoni scorrevoli, non ha cassetti, non ha ripiani, non ha niente all'interno. E questo è un problema perché è scomodissimo. Vorrei farmi a soppalco, cioè che prende questa parte qui sopra, ok? Questa parte che vedete qui. E poi che viene un attimino qua perché ho un po' di spazio, quindi una cabinetta armadio potrebbe entrarci. Dobbiamo andare da Mondo Convenienza a sentire, a farci fare un preventivo perché non so bene le misure, in maniera tale che spostiamo, che abbiamo tutto uno spazio davanti molto più largo. Perché questo armadio effettivamente è sì bello, ma a parte che è vecchissimo perché noi l'abbiamo preso usato e ci sono dei pezzi che sono saltati, delle rotelle che sono saltate, il marchingegno, diciamo, dello scorrevole centrale a volte si inceppa, quindi non mi si chiude più la lanta, insomma, un po' un casino. E poi comunque comincio ad avere un po' di cose bianche all'interno della camera da letto, quindi vorrei farlo bianco. E niente, quindi ora vediamo un attimo. Dobbiamo andare a fare sto preventivo, dai, non c'è niente da fare. Ok, sì, 5 minuti d'orologio, dai, che ore sono? Sono le 10:05, alle 10:15 mi alzo, giuro, e vado a stirare, anche se non c'ho voglia. Però potrei continuare a vedermi l'uomo delle castagne, che ho iniziato a guardarlo, mentre stiro posso guardare quello. Già sarebbe qualcosa di positivo. Oppure anche Vita da Carlo che sto guardando anche. Sì, mi sa che guardo Vita da Carlo. Sì, guardo Vita da Carlo. Allora, eccoci qua. Allora, vedete che ho messo la mutina sopra che io l'adoro, cioè l'adoro, ma la tuta che volevo farvi vedere è questa. Vedete? Una tuta semplicissima, corta. Come vanno adesso, con l'elastico, con i laccetti, scamosciatina, comoda. Poi mi sta piacendo tantissimo sto colore. Sì, io ho ancora la roba di Halloween, non ci fate caso. Vado a prendere i bambini a scuola. A dopo. Allora, ragazzi, sono appena tornata e mi è anche arrivato un pacchetto della prima cosina di Natale che ho acquistato nuova quest'anno. E sto cominciando già a pensare alle cose di Natale. Infatti, non so se voi la conoscete, comunque penso di sì. Filomena Amore ha fatto uscire questa collezione di Natale. Ci sono delle cose molto molto belle. Ora io sono un po' indecisa se fare subito l'ordine o meno. Devo un attimo valutare. In base, diciamo, alla valutazione deciderò. Però ci sono un paio di cose che mi sono molto 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 piaciute e le devo fare i complimenti perché è veramente una collezione ricercata. È una collezione a mio parere di grande qualità e ad un prezzo per la qualità che è molto molto accessibile. Alcuni prezzi sono elevati, ma sono prezzi elevati anche in base alla qualità dell'oggetto in sé, quindi complimenti. E appunto sto pensando se acquistare o meno un paio di cose, anche perché io ho nella casa che vecchia a Roma, nel garage, perché la casa praticamente l'ho venduta, nel garage ho delle cose di Natale che mia madre aveva messo da parte perché utilizzava lei. Poi, ovviamente, con la vendita della casa l'ho messa in uno scatolone e l'ho messa nel garage, che mi è rimasto solamente il garage non l'ho venduto. E devo farmi un viaggio a Roma il prima possibile per andare a vedere un po' quello che mi devo portare via. Penso che faremo una giornata, una domenica, partiamo una mattina, andiamo a Roma, faremo
facciamo un bel giro, ce ne andiamo al centro di Roma, anche perché mi manca, devo dire la verità, mi manca molto. Poi andiamo a caricare queste cose e poi niente, torniamo a casa. Ok, l'acqua bolle in questo esatto momento. Io metto giù gli spaghetti perché facciamo spaghetti al pomodoro. E poi io non so, mi mangerò un pezzettino di pesce, vediamo un attimo. Oggi è tutta un po' campata questa alimentazione, poi mi deve venire Cillo. E sto temporeggiando perché mi doveva venire tra oggi e tra ieri e oggi e invece ancora non è venuto niente. Sto in crisi profonda perché comunque mi fa male tutto e vabbè. Beh, faccio il pranzo nel frattempo. Allora ragazze, volevo farvi vedere le mie tovagliette nuove. Allora, queste tovagliette in realtà io l'avevo prese pensando che fossero di plastica, invece sono di tessuto. Non mi piacciono un granché, però ormai l'ho prese e se dovevo fare il reso, cioè conveniva fare il reso di più cose e dovevo solo ridare indietro queste, alla fine non l'ho date indietro e le sto usando. Mi piacciono tantissimo, ultimamente mi sta piacendo molto questo stile costo con l'oro, le cose. Infatti io ho un'idea per... Non fate caso ovviamente sempre al casino che c'è in questa stanza, un'idea per levare la cassapanca che c'è dietro questo divano e poi vabbè, c'ho la libreria questa qui che l'abbiamo montata che era di Roma e la dobbiamo mettere al posto di questo, questo metterlo al posto di questo, questo buttarlo e poi volevo mettere un tavolinetto dietro a questo divano. Come se fosse un appoggino, oppure ci mettiamo la cassapanca che è qui dietro. Insomma, sto un po' valutando una possibile modifica della sala. E poi volevo qui sotto, vedete qui sotto dove c'è tutto quest'altro bordello, mettere una sorta di mobile tipo isola, diciamo, dove infilare altre cose della cucina perché. Strano ma possibilissimo dentro la mia cucina, cioè questa cucina qui, dentro la mia cucina non mi c'entra più nulla, ragazzi. E calcolate che questo che era lo spazio del frigorifero è una credenza. E a me non mi entra più niente. Comunque, bando alle ciance, pranziamo che è meglio. Buongiorno, allora oggi è il giorno dopo, come potete ben intuire dall'abbigliamento e da tutto il resto. Ieri alla fine che è successo? Niente, che praticamente sono stata presa dai compiti, Aurora che doveva andare a karate, e poi io che dovevo andare in palestra, poi Aurora che doveva finire i compiti, insomma siamo arrivati a cena che saranno state le 9. Quindi non c'è cioè proprio per io il telefono l'ho proprio buttato, scaraventato perché io giro col telefono, non ce l'ho una fotocamera, una videocamera, quindi niente, mi sono persa completamente, mi sono ricordata ovviamente stamattina, ovvio. Stamattina niente, oggi è un'altra giornata di quelle piene perché ho dovuto pulire tutta casa perché io non so perché i miei cani hanno cominciato a fare pipì ovunque, dentro casa proprio, cosa che prima non facevano, soprattutto Spank. Adesso invece mi ha cominciato a far pipì dappertutto, quindi devo comunque lavare, non dico tutti i giorni, ma insomma quasi un giorno sì e un giorno no, insomma. Poi oggi pomeriggio, insomma, quando escono da scuola devo portare i bambini a fare il vaccino per la varicella. Alessandro c'ha la seconda dose, Aurora c'ha la prima. E quindi niente, anche oggi sarà una giornata piena. Non so se porterò Alessandro a fare calcetto dopo che ha fatto il vaccino, dipende come si sente. Io dovevo andare in palestra stamattina, ma non ci sono andata perché mi è venuto il ciclo. Mi è venuto il ciclo, quindi non
non so proprio convintissima. E niente, adesso devo sistemare delle cose nell'armadio, cioè le cose che ho praticamente lavato e steso, eccole qua. Le devo sistemare e poi niente. Ieri praticamente mi sono arrivati quei pacchi lì. Quei due pacchi lì che sono praticamente dei calendari dell'avvento, perché io ho ordinato su Amazon dei calendari dell'avvento e però diciamo non ho ordinato il solito calendario dell'avvento con i cioccolatini, cioè l'ho ordinato quello, però ho ordinato dei calendari dell'avvento particolari per ognuno di noi. Poi ho preso due calendari dell'avvento della Lindt perché quando siamo stati praticamente il 31 al centro commerciale all'outlet siamo entrati, ma c'era talmente tanta gente che siamo andati via e non li abbiamo presi, e quindi mi ero ripromessa e ho fatto la promessa che gliel'avrei comprati lo stesso, e infatti gliel'ho presi. Però aspetto, perché la prossima settimana mi deve arrivare quello di Samuele e quello di Aurora di calendario dell'avvento, e poi vi farò il video. Io penso che per quanto riguarda questo vlog io mi fermo qua, altrimenti diventa troppo lungo. Oggi pomeriggio vado a fare la spesa, quindi vi girerò anche lo svuota la spesa. E niente, voi ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se vi piace il video, di commentare sempre, perché comunque a me piace avere un riscontro su quello che faccio, su quello che dico, eccetera. Mi piace proprio, è proprio la cosa dei social che mi piace particolarmente. Iscrivetevi al canale, come vi ho detto, così mi aiutate a crescere, perché comunque io ci metto tante energie, ragazzi, e credetemi, mettere tante energie in una cosa e vedere che non ha un riscontro, o comunque ce l'ha, ma non come dovrebbe, non è che fa tanto tanto piacere. Quindi non vi costa nulla iscrivervi al canale, non è che dovete attivare la campanella. Iscrivetevi al canale, così mi fate contenta.